Buonasera a tutti gli amici di Laziopolis.it e bentrovati nella consueta parentesi del post partita. Ci lasciamo alle spalle il 2017 con questo pareggio a reti bianche contro l'Inter, uno 0-0 che non rispecchia per niente l'andamento della partita. Sarà una partita sì a tratti molto tattica e chiusa, ma anche per larghi altri tratti bella, avvincente e piena di occasioni. Una partita in cui la Lazio è uscita un po' alla distanza, dove l'Inter ha cominciato sicuramente meglio, con più personalità, con più convinzione, ma la Lazio anche per scelta sua ha preso la via dell'attendismo, no? Di vedere quello che succedeva nella metà campo avversaria per poi ripartire per far male. Ovviamente una partita così tirata non può che essere decisa dai singoli. Oggi i singoli sono mancati, o meglio, poi dipende dai punti di vista, perché il singolo della Lazio, che si chiama Thomas Stracoscia, è tutt'altro che mancato, e quindi nell'occasione più importante del primo tempo, a firma di Ivan Perisic, il portiere albanese si supera con una parata francamente straordinaria, con un bellissimo scatto di reni mettendo la palla in calcio d'angolo e concedendo anche qualcosa ai fotografi. Quindi se l'Inter magari chiude meglio ai punti il primo tempo, la Lazio nel secondo tempo prende completamente il sopravvento e crea occasioni come se piovessero, a partire ovviamente da quello che è stato un po' l'evento che ha cambiato la partita, cioè l'ingresso in campo di Felipe Anderson, oggi scelta perfetta di Simone Inzaghi, secondo me, nel tempismo, perché è stato un cambio anche piuttosto affrettato rispetto al solito. E per entrambi i cambi, perché l'Inter stava sfondando con grande pericolosità sulla fascia di destra di loro competenze, e quindi il duo Cancelo-Candreva, che andava veramente a 2000, la Lazio ci ha capito poco con Lulic da quella parte. L'ingresso in campo di Lukaku ha completamente annientato l'Inter sull'esterno di destra della squadra nerazzurra, ha veramente fermato la partita sotto quel punto di vista, tant'è che poi Spalletti sarà costretto nel corso del secondo tempo a cambiare volto alla sua Inter, levando Candreva e inserendo un giocatore come João Mario, che ti dà più soluzioni a livello centrale, diciamo, nella spina dorsale del campo. Quindi da una parte un Simone Inzaghi che legge perfettamente la partita, Lukaku ottimo il suo ingresso, un po' sprecone, un po' arruffone, ma sempre decisivo con la sua corsa, con la sua irruenza, con il suo fisico statuario, e dall'altra parte Felipe Anderson, che oggi è straordinario, stradipante, perché legge benissimo tutti gli spazi e crea occasioni da gol come se piovesse. Peccato che poi non le finalizzi, e questo sicuramente è la parte che ci lascia un po' l'amaro in bocca. Ai punti meritava la Lazio, onestamente meritava la Lazio. Poi c'è anche quell'episodio del rigore che ha fatto molto arrabbiare Simone Inzaghi, non tanto credo per il rigore in sé, quanto per il fatto che ha presentato un'occasione che doveva presentarsi anche contro il Torino, cioè la review da parte del VAR dell'episodio. Quindi, insomma, ha fatto molto arrabbiare Inzaghi, ma ripeto, io non credo per l'episodio in sé, perché oggettivamente questo è un calcio di rigore che si può non dare in quanto la palla tocca prima il braccio. È chiaro che poi il primo pensiero è: ma perché questa scelta non è stata fatta anche contro il Torino? Cioè di andare a rivedere per millimetro quello che è successo in campo. E questa è una domanda alla quale purtroppo non troviamo una risposta che sia logica e razionale. Detto questo, detto quindi di una Lazio assolutamente importante, una Lazio che è riuscita a dare una risposta a se stessa, dobbiamo ragionare nel post partita sul peso giusto da scegliere. Da una parte abbiamo una Lazio che fa una grandissima partita, e quindi essere soddisfatti al 100% è una squadra che tra l'altro chiude in crescendo la partita, e questo è un valore aggiunto se pensiamo a come la Lazio aveva chiuso contro la Fiorentina, settimana in Coppa Italia, boccheggiando. Oggi invece è una chiusura di vigore, di forza, di energia, o dall'altra avere rimpianti. Io francamente scelgo la prima, cioè avere una Lazio assolutamente pimpante che ha dato una bellissima risposta. I rimpianti ci sono, ma non sono secondo me predominanti sull'analisi della stessa. Il problema è che ogni post partita, probabilmente da qui fino a fine stagione, anche in situazioni nelle quali non vinci, anzi soprattutto in situazioni nelle quali non riesci a vincere, ti verrà sempre il pensiero di dire: sì, magari è un buon pareggio, però con una classifica diversa, con quella che la Lazio sarebbe teoricamente meritata, parleremo di un altro, di un altro, ne parleremo in un altro modo. Però secondo me oggi c'è solamente da essere felici, perché la Lazio chiude in bellezza la sua stagione, il suo anno solare 2017, lo fa con una bella prestazione, purtroppo non con i 3 punti, ma contro un Inter che sembra sicuramente più in ripresa rispetto a quella vista, per esempio, contro il Milan in settimana. Quindi ci lasciamo così, l'augurio di buon anno anche a tutti voi lettori, di Laziopolis.it. Ci troviamo l'anno prossimo con tante partite da commentare, speriamo con la Lazio sempre più vincente.